Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Un nuovo evento è in corso e non è l'evento di San Valentino che sinceramente mi aspettavo venisse proposto, visto che appunto è San Valentino, o che comunque proponessero qualche missione particolare, invece no, sono le classiche missioni e un classico evento. L'evento però è un evento con la fionda, un evento Wajiki, e questa volta è davvero una fionda e non come le altre volte che si chiama fionda ma non è una fionda, perché questa volta l'evento della fionda richiede di trascinare il dito in basso, selezionare dove far andare il puni e poi rilasciare, e il puni seguirà la traiettoria. Molto meglio dell'altra fionda che devi trascinare il dito sullo schermo e sperare che il puni prenda la direzione che tu hai scelto. Invece questa volta no, meglio così un punto a favore, anche se gli eventi fionda, eventi portali bizzarri così back to back sono un po' fastidiosi. Sì, l'evento appena finito era un evento Budokai, ma non si farmava come è successo negli altri tornei perché, visto che hanno capito che molti usano autoclicker per farmare vittorie su vittorie, una volta che raggiungi le 100, non ti danno i punti, ma ti danno i segreti dell'anima. E quando perdi il torneo, invece di ricevere punti, ricevi segreti dell'anima mini o esfere. Quindi ci hanno fregato. Non siamo noi che abbiamo fregato loro, ma loro che hanno fregato noi, in parte, perché comunque le vittorie durante le fasi del torneo si danno punti. Tra le altre cose, una novità è che dal 24 febbraio al 6 marzo ci sarà una moneta Nyambo nuova, chiamata Green Nyambo. Non ho ben capito se è proprio una moneta nuova Nyambo o se semplicemente è l'evento che si chiama Green Nyambo. Vediamo quando sarà il momento. Inoltre ci sono davvero tanti yokai interessanti per questo evento e non vedo l'ora di trovarne un paio. Sto vedendo dal fidato sito Yokai Watch Spagna, che vi lascio in descrizione, che abbiamo diversi tripla Z per questo evento, tra cui due nella moneta Nyambo, che sono Shuka e Kuten, di cui non dispongo ancora l'immagine, peccato, però danno entrambi più punti, ma bisogna avere la Nyambo. Io ne ho 6 di Nyambo, ma le tengo per quando sarà il momento. Abbiamo Rinne dell'esercito di Kaira che si prende con la gacha. Abbiamo poi un doppia Z nella fase impossibile che dà più punti. Poi abbiamo Kachikachi Kusari Hime che dà più punti, ma bisogna superare i livelli, 11 livelli difficili della Oajiki, della fionda. Questa è un po' una fregatura. E Kachikachi Senki, che ha un tripla S che si prende una volta superati i 40 livelli normali della fionda e ci dà la possibilità di prendere più pezzi del nuovo orologio, perché c'è un nuovo orologio. Che bello. Però appunto questi yokai che danno più punti, bisogna prenderli con la gacha, non è facile. Inoltre, essendo che sono proprio i primi minuti dell'evento, purtroppo non so ancora come aprire gli stage segreti, ma se venite dopo un paio d'ore dall'inizio dell'evento dovrebbe esserci tutto. Comunque le missioni per la Nyambo sono, vabbè, sconfiggere il livello 1, sconfiggere il livello 13, sconfiggere 5 livelli facili della fionda, sconfiggere il livello 28, qui è nella foto, ma in realtà mi sa che bisogna sconfiggere lo stage segreto, poi sconfiggere il livello 45 senza usare continua, quello è classico, 20 livelli facili della Oajiki, e partecipare all'attacco al punteggio, che è questo qui sotto, insomma, quello con la coppa. Però direi che è ora di andare a fare un po' di slottate. Come ho detto, appunto, non era proprio facile farmare al torneo, quindi i punti sono quelli che sono. Pochi! Sperando che mettano un evento vecchio stile dove si può farmare quanto vuoi. Però questo tripla S. Ah! Kira Kira Ryon. Kira Kiraion. Sì, perché fanno il gioco di parole. Kira Kiraion. Andiamo con un'altra. Sperando che sia qualcosa di buono. Perché ovviamente non è che mi piace spendere punti a caso. Aveva esitato. Ci ho sperato un attimo. Beh, vediamo questa qui. Ok, Robonian. No, niente da fare. Ovvio. Ti prego, ti prego, ti prego. No. Beh, forse no. Quelle oro voglio godermele. Un segreti dell'anima. Un altro segreti dell'anima.
Non ne ho bisogno dopo il torneo. Ah, ecco, ora ci siamo. Ora sì che ci siamo. Vediamo un po' chi è. Un doppio alzato non mi... Un tripla. Un doppio no. Ah sì, ah sì, ah sì, ah sì. Bene. Goku Fubuki Hime. Goku Nevaria, per capirci. Cosa fa Goku Nevaria? E si possono trovare anche Goku Tsuchinoko, Goku Bushinyan e Goku Orochi. Però sono quelli speciali dell'evento. Non sono quelli classici che si prendono con la Nyambo. Quindi lei che fa? Fa più danno al boss difficile della Ouajiki. E inoltre fa più danno a Evil God Kachi Kachi, che è quello della fase impossibile. Inoltre, quando usa l'Energimax, ha l'abilità di ricaricare gli altri Energimax. Buono. Vediamo quest'altra Multisalmon. Vediamo quest'altra Multisalmon, dai. Ah. Due d'oro? Sono curioso. Figuriamoci se poteva essere Balenoid. Ok. Un'altra. Assolutamente un'altra. Se trovassi uno che fa danno al livello normale della Wajiki, sto a cavallo. Potrebbe essere. E se è Goku Orochi? Se è Goku Orochi? Ovvero Velenotto? No, Goku Bushinyan! Ah! Bello! Bello però! Accipicchia! Goku Bushinyan io ce l'ho, però la versione normale, quello tripla S. Però bello, lui fa danno effettivamente al boss normale della Wajiki. L'ho chiamato. L'ho chiamato. Buono, buono. Tra l'altro Martelio ho trovato che non ce l'avevo. Martelio l'ho trovato nell'altro salvataggio, in questo no. Ah, va bene. Nulla di male. Vediamo con quest'ultima slottata se ho trovato. È nuovo. Chi è che mi manca? Rinne dell'esercito di Kaira, generale. Fa più danno al boss difficile della fionda e ha anche. Fa più danno a Evil God Kachi Kachi, quello della fase impossibile. Non lo prenderò mai, Evil God, però. Però. Mi sta quasi prendendo voglia di fare un'altra slottata, visto che questa è andata bene, solo per rimanere poi deluso dalla prossima. Perché se io facessi un'altra slottata non troverei nulla. Oh, chi è questo? Ma. Fermi, 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 questo è dell'evento! Kachi Kachi Samurai! Ok, fa più danno nella mappa. Ok, nella mappa. Vabbè, nulla di male, nulla di male. Dai, questo si può usare sulla mappa. Beh, nella stessa slot era ottimo. Ne faccio un'altra, giusto per arrivare con i punti un pochino più puliti. Ho un problema di OCD, quindi. Ordine ossessivo compulsivo. Dai. Ecco, per l'appunto. Va bene. Motohime. Va bene, va bene. Ah, Triple S, Momonga. Eh sì, vabbè, Momo. Questo, tra l'altro, è il viaggio rapido su Yokai Watch Gakuen. Va bene, è andata così, è andata così. Bene, molto bene, tra l'altro, devo ammettere. Non mi aspettavo un risultato simile. Allora, lui ovviamente va nella squadra perché è dell'evento. A te ti metto qui perché Bushinyan è uno dei miei Yokai preferiti. A te ti metto qui. A te carissima ti metto qua in prima fila. E l'ultimo yokai che voglio però utilizzare, visto che gli altri non servono a nulla, anche se in realtà è un po' controproducente prendere lui, sarebbe da mettere in realtà lui, perché lui fa le sfere bonus, quindi mi darebbe un grande vantaggio. Anche se però nella fionda Goku Bushinyan fa più danno perché ce l'ho a livello massimo il suo Energimax. Così come l'abilità. Lui è uno dei miei yokai preferiti. Non è velenotto, chiaro, però l'ho maxato. Quindi mi porto lui. E la squadra per questo evento è questa.
Beh, non male. Posso immaginare quale sia l'Energy Max di Goku Bushinian, però vorrei scoprirlo. Vediamo un po' che fa lei. Pupazzo di neve col pugno? Col pugno? Mamma mia! Perfetto, vai! Vediamo un po' lui che fa Rinne. Boom, distrugge tutto, vai. Oila! Vabbè, sì, l'ho sprecato come un idiota. Goku Bushinian! Ah, lo squarcio... Ho capito, vabbè, questo già l'ho visto, sto tipo di Energy Max, ho capito qual è. Bello. Pochi punti. Beh, non c'era nessun booster. Usato a cane? È andata, dai, non ci lamentiamo. Comunque, vi consiglio di fare tutte quante le stelle, perché riceverete un bel po' di punti se fate tutte quante le stelle di tutte le mappe. E poi il 24 la moneta Niambo, ma io pubblicherò il video il 1 marzo con la moneta già presa e spiegherò anche come prenderla, ma tanto il procedimento è sempre lo stesso: sconfiggi Vera Nera, manda lo spirito a 30 amici, fai 30 volte in modalità delirio, fai 60 sfere bonus, fai 200 energy max o giù di lì. Insomma, si capisce sempre le stesse cose da fare. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo video di Yo-Kai Watch Puni Puni, in descrizione il link per Instagram e Telegram, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!